Perché questo non è un cuore, questa è un'opera d'arte. Ah, c'è da dire che il cuore per essere cucinato deve essere freschissimo e questo qua fino a ieri batteva. Si fa così, Paola? Vai, vai, vado. Vai, vai, olle! Così, così, così. Finisci. E noi... È un piatto da mortacci quanto è buono! Amici di Bracciami Ancora, oggi andiamo a preparare una ricetta assolutamente insolita, molto particolare. Ovviamente non la preparo io, ma la prepara Paola. Ciao. Grande amica di Bracciami Ancora, grande chef, amante, vedo, delle auto vintage, sì, e delle ricette insolite. Mo' andiamo? A Cassino, la Steakhouse, i carnivori. Dai, andiamo, guida tu. Ciao. Sono partita ovviamente come leader che fanno tutti, pelando le patate, facendo la gavetta, nel senso che non è che uno arriva in cucina e è uno chef fatto, niente, partendo da zero, facendo le cose più umili, ed è stata veramente una grande scuola, questo devo dirlo. Se posso parafrasare o usare una metafora, ho fatto il Vietnam, come dico io, e la prima esperienza lavorativa l'ho fatta in un posto dove si lavorava veramente tanto e che mi ha permesso di provare un po' tutte le realtà della cucina, dalla banchettistica alla spicciolata. E niente, poi piano piano sono specializzata in questo che ad oggi è la mia specializzazione. Io sono conosciuta soprattutto come chef, anche se parto da come cuoca normale, normalissima, come chef normale, nel senso parto dalla cucina e poi sono passata davanti a una brace inizialmente. Però questo mi ha permesso di dare una visione diversa, no? Perché prima fare la bistecca era una cosa, butti la bistecca e vai, no? Io tratto la carne, tratto la griglia come se fosse una cucina a tutti gli effetti, quindi anche nell'impiattamento e nell'esecuzione dei piatti tendo a ragionarli e a vederli come se fosse una cucina di altissimo livello, questo ci tengo a dire. Qual è l'indirizzo? Vierico De Nicola, 256 Cassino, Frosinone. Praticamente fra qualche giorno diventa attivo pure questo patio esterno? No, già da questo fine settimana siamo operativi con la sala esterna, stanno i funghi, si è visto da Dio. Perfetto. Dentro, fuori, dappertutto. Dappertutto. Veniamo e ci siete in cucina. Okay, andiamo dentro, vai. Io qui mi faccio una chiacchiera con i proprietari, sì, tu te vai a cambiare, sì, giusto? Cambiare. Ci vediamo tra poco. Okay, bene. Questi due ragazzi sono i proprietari. Uno dei due c'ha un nome molto bello. Come ti chiami? Michele. Bellissimo nome, tu sei? Marino. Allora, Michele e Marino Zotti sono fratelli. Macellai da tantissimo tempo la vostra famiglia. 40 anni. 40 anni, dove ce l'avete la macelleria? Sempre qui a Cassino. Qui a Cassino, dove siete? Cassino centrici. Cassino. Sotto l'abbazia, vi sentite a casa vostra? È casa nostra. Se sta bene sotto l'abbazia, giusto? Sì, sì. Allora, però ti chiedo, da 43 anni lavorate nel settore carne, come ti è venuto in mente, come vi è venuto in mente di aprire una Steakhouse? Allora, avevamo questo progetto comune di trasformare la carne e non solo venderla al dettaglio, ma cucinarla. Però da macellaio e ristoratore sono lavori diversi. Sono due mondi, proprio due realtà differenti, proprio non ci sta paragone. La ristorazione e il commercio sono due cose nettamente diverse. Michele, io quando vedo le celle piene gonfie così mi emoziono. Quanta roba ci avete messo dentro? Ci sta un po' di roba. Che ci sta? Fa vedere. Frisona baltica? Sì. Poi vacca padana, buona, yes, questa. Là che ci sta? Una chianina. Una chianina. Questo è un vagum buono, questo viene dalla Spagna. Esatto. Tanta roba ancora, sashi, poi che c'avete? Frollatura nel burro, swami. Black Angus, swami, danish, una selezione di galli, una marea di roba. Ma sta roba sta pure in macelleria o so due robe, no, diverse? No, no, in macelleria non c'è questa linea. Questa è una linea dedicata per la Steakhouse. Quindi voi avete fatto in macelleria un'offerta e al ristorante un'altra. Sì. Andiamo in cucina. Ma è la stessa di prima? No, no, è un'altra. Andiamo. Benvenuti nel regno di Paola. La cucina della Steakhouse I Carnivori. Allora iniziamo subito con le presentazioni. Okay. Io lo so, tu sei Peppone. Sì. Dai una mano a Paola. Sì. Grande. Quest'altro invece, tu sei lavapiatti. Esatto. Lavapiatti di tutto il mondo, avete il mio applauso e la mia stima. Sì, questa è la mia brigata. Te l'ha mandati la ASL dei servizi, no, sociali. Me li sono, no, scelti, te li sei scelti. Me li sono, okay, scelti. Io sto qui per lui. Quanto cuore di bue. Saranno 3 kg. Se
poi lo possiamo anche pesare. Davvero? Qua penso che battiamo tutti i record, perché di solito un cuore di bue, un cuore di manzo arriva ai 2,5 kg per esagerare. Qua andiamo a pesarlo, perché secondo me sto cuore è stanco. Me lo vuoi togliere di mano? Vabbè, vai, lo vuoi iniziare a cucinare? Perché questo non è un cuore, questo è un'opera d'arte. C'è da dire che il cuore per essere cucinato deve essere freschissimo, e questo qua fino a ieri batteva. Cioè, ragazzi, 2,728 kg. Io mi rendo conto che questa è una materia prima bellissima, fresca, sì, fresca, però oggettivamente io non saprei da dove iniziare. Per facilitarci andiamo a dividerlo a metà, sì, e poi tutta questa parte che vedete tra il grasso, la cartilagine, tutti questi filamenti dovranno essere meticolosamente eliminati. Tocca fare un lavoro chirurgico. Un lavoro chirurgico, un lavoro abbastanza di precisione. Posso iniziare a farlo io? Mi assisti, mi affianchi. Se mi rovini sto cuore. Va bene, allora la prima cosa, bisogna tagliarlo a metà. Vai, no, con questo. Con questo che devo fare? Questo. Tanto lo taglio a metà. Vai. Vabbè, per ora mi sembra facile. Dai, vedi la vedi la linea, vedi qua. Vedi la linea. Ok. Wow, allora, guarda, è stato fatto a metà. Guarda che colore, guarda che colore. E adesso bisogna continuare. Adesso, visto che questo è grande, questo ce lo mettiamo da parte, sì, in maniera molto meticolosa. Io in questo caso prendo un boucher, ok. Allora tu devi rendere tutta questa carne così, perché non si fa così, allora Paola, mi si sta innervosendo, mi allontano dal cuore, pulisci questo cuore. Ok. Che famo? Io vado a mettere a marinare uno di questi filetti. Sì. Ti passo a Giuseppe, sì, che ti spiegherà come si fa il tuorlo d'uovo croccante, che è un ingrediente, un elemento fondamentale di questo piatto, che poi andrà a vedere a che serve. E uovo croccante sia. Ah, oh, Peppo! Questo è l'uovo, che dobbiamo fare? Okay. O rompo? No, aspetta. No, è cala. Prima iniziamo a fare una base col pan grattato. Pan grattato. Oli. Poi? Facciamo. Buchino. Buchino. Ah, vabbè, già sto capendo. Quindi l'uovo. Bello fresco, guarda lì come è sodo, guarda. Separiamo il tuorlo dall'albume. Mo lo versiamo. Ah, così. Vado. Olè. E mo. E poi ci aggiungiamo il pan grattato sopra. Pan grattato sopra. Bene. Quanto ce ne metto? Dobbiamo coprire bello coperto. È fighissima sta prima. Ok, bene. E mo lo facciamo riposare un pochetto. Lo vogliamo riposare. Oh, sta parte è delicata, fermo, che dobbiamo fare? Dobbiamo togliere il pan grattato da sopra l'uovo, prendere l'uovo delicatamente e appoggiarlo sopra. Fa vedere la mano tua? Può essere ferro e può essere piuma. Non vedi come sei piuma, Peppo? Cioè, no, porca mignotta, è cascata, no, mo? Tutto a posto? Sì, sì, sì. C'è sì, una sì, grande mano, Peppo. Bello, e mo? Mettiamo qua. E andiamo qua. E delicatamente lo mettiamo a friggere? Certo. Peppo, ma io quando mi accorgo che è pronto? E si accorge. Cioè c'è l'occhio, c'è, non me lo vuoi dire. C'è il segreto, sì, di Peppone, va bene. È pronto? Ammazza! Si è aperto un po', che vuol dire? Buon segno? Che è pronto. Vuol dire che è pronto. Che bello, ragazzi! Voi direte, ma che ci dobbiamo fare con l'uovo? E mo ve lo facciamo vedere, perché è la parte food porn di questa ricetta. Certo. Bello. Mi sa che è acceso qualcosa, perché sì, c'ho Caronte dietro che mi fa, sì, vieni, bracciami, sì, ancora, sì, vieni, bracciami, esatto, ancora. Esatto. Saranno 1000 gradi. Esatto. Ma che famo? Adesso mettiamo i filetti di cuore nel wheel grill. Cucinare, okay. Ok. Nel frattempo vado a saltare le puntarelle, perché sì, nel mio piatto ho preso le puntarelle che di solito vengono mangiate crude, sì, e gli do una saltata velocissima in padella con dell'olio di toccolana, sì, e dell'aglio fresco. Il mio piatto l'ho creato così, insomma. E noi ti seguiamo, okay, su, tutto, okay, su tutti i fronti. Okay, vai. Vado. Uno. Okay. Vai. E due. Attenzione. Saziati. Chiudiamo. Mentre Paola finisce tutta la linea del piatto, io volevo, ragazzi, soffermarmi sul dispositivo di cottura che stiamo utilizzando per questa ricetta, per questo cuore. È il wheat grill. È un dispositivo di cottura la cui tecnologia utilizza i raggi infrarossi. Praticamente è una macchina super potente che riesce ad arrivare a 800-900 gradi e il calore, ragazzi, viene dall'alto, vedete? È un dispositivo molto comodo che tantissimi ristoranti utilizzano, soprattutto quando
per motivi, diciamo, di infrastruttura, per il fatto che ad esempio sono al centro della città, non possono usare la brace e i carboni. È super performante. Questo si chiama il modello Aberdeen, ce ne sono vari modelli, e lo vende la Mancini Market, che è un'azienda amica di Braciami Ancora, che ci permette, ragazzi, di andare in giro per l'Italia a scoprire realtà come questa Steakhouse o chef molto bravi come Paola, che fanno queste preparazioni decisamente insolite. Ha un costo che in base al modello va dagli 8 agli 11.000 euro. Il bello della Mancini Market, ragazzi, è che vi permette di acquistarlo pagando un tot al mese con la formula del noleggio operativo. Praticamente voi gli date 3 euro al giorno e voi portate a casa. La temperatura ha raggiunto, penso, i 900 gradi, perché mi sto ustionando. Proseguiamo con la ricetta. Il cuore è pronto, perché io lo vado leggermente a scottare. Prendiamo il cuore e lo adagio qui. Allora, questi sono i filetti. Questa è una crema di tondino poverello. Allora, questo è un fagiolo IGP della Basilicata. Sì. Ok. Tu hai fatto una ricetta col quinto quarto. Guarda, qua sono i fagioli tondini. Niente, è partita, mi fa proprio parlare. Arrivamo. No, che rifamo? Questo non taglio niente. No. Dai, Eva. Allora, questo è il tondino poverello. Ah, ma è piccolino. Ovviamente l'ho messo prima a bagno per una notte intera, sì, e poi l'ho cotto ieri. Tu sei andata a cercare il tondino poverello? Sono andata a cercare il tondino poverello, va bene? Voi, amici di Braciami Ancora, conoscevate il tondino poverello? Io no. Allora, questa è la nostra base. La base di tondino poverello. Ole! Chef, mi pio un pezzetto, non vai, mi tagliar dito. Vai, aspetta, vai. Non mi tagliar dito. Ecco il cuore. Madonna mia, bello! È delicato! Allora, puntarelle di base, ok? Cantucci. Poi iniziamo a mettere il cuore. Ma io faccio così, sennò si raffredda. Puntarelle. Di nuovo? Sì. Secondo giro di puntarelle. Questo è il nostro tuorlo croccante. Il piatto è servito. Marino, scusa, costo al chilo del cuore se vengo in macelleria da te? 12 euro al chilogrammo. Chef, quanto cuore c'è sta nel piatto tuo? Sui 150-180 grammi. Costo del piatto? 25 euro. Ok. C'avete la calcolatrice? Fate i vostri conti. Sapete che vuol dire? Vuol dire che uno, conviene a molti cucinare il quinto quarto, conviene a molti cucinarlo bene, conviene a molti, ragazzi, avere chef in cucina coi controcoglioni in grado di trasformare una materia prima che noi erroneamente definiamo meno nobile e farla diventare un piatto fighissimo. Vediamo se è un piatto da mortacci quanto è buona, va bene? Si fa così, Paola? Vai, olè! Mamma mia, è lui, andato? È lui. E ora prendiamo il cuore, doppio cuore. Dovresti cercare di prendere tutti gli ingredienti. Tutti gli ingredienti. Così. Fai, lo finisci. E noi? E no! E dai, lo sto mangiando tutto, vabbè, dai, si piace. Ecco, benissimo. Amici di Braciami Ancora, sì, è un piatto da mortacci quanto è buono. Io me lo finisco, perché voi, ragazzi, lo mangiate tutti i giorni, io difficilmente tornerò a Cassino e quindi me lo rimagno tutto. È buonissimo. Allora, i fiori vi mangiate voi, che sono belli, sono giallo-rossi, però vabbè, vi mangiate voi. Tiè. Amici di Braciami Ancora, il mio consiglio è di venire a trovare i carnivori, venire a trovare Marino, Michele, Peppone, Cristiano e Chef Paola, e ragazzi, farvi una ricca mangiata. Nel frattempo io sto a fare la scarpetta, perché sto piatto merita proprio. Un abbraccio, ragazzi, e che la brace sia con voi. Ciao! Paola, che è successo? No, lascia stare. Che è successo? Lascia stare, penso che sono rimasto a piedi con la benzina, tipico mio. Hai finito la benzina? E adesso andiamo a prendere la benzina. No, fa benzina. È la 500 vecchia, a benzina, no? Se non lo sai io fa. Sì, è benzina, vecchia. Ragazzi. Adesso chi mi aiuta a mettere la benzina? Aspettate, raga, qua come cacchio è? Perché non c'è l'aria. Oh, occhio, ma arriva a me poi. Io non sono buona a fare queste cose, io non faccio questo nella vita, capisci? Non sono cose che sono praticamente. Dici, io c'ho una pompa EP a Roma Nord. Thank you.